anche questa moneta tempi Augusto? Yes, very well. Ok. Oh, molto antica, Augusto. Sì. Quanto volere monete, denaro? Ah, no, no, io no, non vendere. Non vendere, io non fare speculazione. Oh, ma mi volere comprare. Ma io non potere, io avere già promettuto altre persone, off limiti. Ma molto interessa moneta mia. Ma a me non frega niente, perché io questo darò, capite? No, dai. Not possible? Not possible. Ok, goodbye. Oh, questa? Fai finta di farla americana e te ne vai così, e come fai? Beh, tu dici sempre no, io a un certo punto... Bene, io dico un no di allenamento. Oh, guarda, piuttosto tu, appena hai preso i soldi, non scappare subito, sennò se ne accorgo. Lascia fare a me, lascia fare... Mi raccomando. Questo mi sembra buono. Per me? Dammi qui. Sì. All'opera. Ehi, Ferdinando! Oh! Dove la mette la moneta? Al solito posto, sotto la colonnina, no? Va bene. Buongiorno signore. Buongiorno. Come vai? Guida di Roma, auto reset qui. Ah, vuole essere guidato? Vieni, vai qui. Come vedono signori, questo è il Foro Romano. Foro Romano, SPQR. Qui abbiamo tutte le tombe e le tompette. Tomba di Giulio Cesare, tomba di Cristoforo Colombo. Come vedono signore, questo è tutto sinistrato. Sì, sì. Sinistrato, terremoto di Alezzano. Guardi questo rudero, dove l'ha messa? Macerie di pietra vecchia. Macerie di pietra, guardino, servino, signore. Guardino, signore. Dove sta? Non c'è. Guardino queste pietre. Questa è la stanza da bagno di Poppea. Poppea la grassa. Guardino. Via Appia. Via Pietre Appia. Appiane. Colonna romana. Sì. Colunnum. Guarda che ho trovato. Mister. Che cosa c'è? Questa è una moneta antica, è un sesterzo, sesterzo. Ah. È magnifica, Sì. Questa è una moneta del tempo di Augusto. Lasciatemi. È Augustea. Ed ere. Sì. Guardi, scusi signore, guardi che il sistema di vendere la moneta antica al forestiero è un trucco, non si fidi. Scusi, lei perché non si impiccia dagli affari suoi? E poi lei gliel'ha pregato. Chi l'ha detto che la vendo? Io l'ho trovata e me la tengo per me, non la vendo. E allora me la lasci vedere un momento. Permette? Io sono professore, mi professor, capisci? Professor archeologia e numismatica. Archeologia e asmatico. Moneta antica. No. Che? No. Io credevo che si trattasse della solita patacca, invece no. È un'autentica moneta del tempo di Claudio Imperatore, il famoso doppio sesterzio romano. Rarissimo. Io invece credevo che fosse un sesterzo, invece no, è doppio sesterzo, sì. Hai capito? Beh, me la vende per 30.000 lire? Oh, professore, sì? Non fai scherzo con me. Per 30 dollari io compro. 30 dollari? Non posso. Un'occasione simile non capita tutti i giorni. Oddio, si trattasse di uno qualunque, Transial. Ma capirà, questa è una moneta dell'epoca di Giolitti. Claudio. Beh, appunto, dico Claudio Giolitti. Amo, non parlare più. Quando l'hai trovata ci stavo anche io. E beh? Tiene 50 dollari. Ma sei sicuro? Questo è dei tempi di Claudio. Che lo dico io? Lo afferma anche il professore di asmatica. Sì, ok. Affari fatto. Allora, io torno domani. Bravo, bravo. Stai qui domani? Sempre qua. Sì. Mi trovi qua. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Okay. Buongiorno.